Interrogazione urgente a risposta scritta per acquisire informazioni in merito ai procedimenti relativi ai lavori di rifacimento del marciapiede e lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione all'ingresso della frazione San Marco di Castellabate. A protocollare all'ente comunale il documento è il capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo. Questa volta abbiamo focalizzato la nostra attenzione su due lavori pubblici. Mi riferisco in particolar modo al marciapiede della torretta in San Marco e al marciapiede in costruzione lungo il tratto di strada provinciale che ci accompagna ad Ogliastro Marina. Due interventi molto importanti da una finalità nobile, che è quella di dare sicurezza ai pedoni e una sicurezza stradale più in generale. Ma ci ritroviamo con due cantieri eternamente aperti per motivazioni diverse. Diciamo che quello di Ogliastro ha subito un sequestro, uno stop molto forte da parte della sovrintendenza dal dicembre 2020. L'amministrazione comunque deve raccogliere tutte le sue forze, le sue energie, la sua fantasia per riuscire ad uscirne da questo caos che si è venuto a creare intorno a quest'opera pubblica. Ci attendiamo le carte per cercare di ricostruire precisamente quello che è accaduto e perché è accaduto. Su San Marco invece, per quanto i fondi stanziati siano molto inferiori rispetto al cantiere d'Ogliastro, ci ritroviamo con un intervento, con un lavoro pubblico che non termina mai, che tra poco compie il suo anno di vita, opere stimate in un range compreso tra i 60 e i 120 giorni. Ed è anche imbarazzante ascoltare le diverse interpretazioni che rilasciano gli assessori in merito a questi ritardi. E una volta è la pavimentazione, una volta è l'Enel, ancora una volta è l'Enel, ancora una volta è la pavimentazione. Insomma, si lavora a singhiozzo, l'estate è arrivata e ci ritroviamo con due cantieri che sostanzialmente sottiscono l'effetto contrario, restringono la carreggiata, mettono in pericolo i pedoni come le autovetture e la gente effettivamente è stanca. Allora l'interrogazione per capire, ma soprattutto per sollecitare chi preposto a terminare quanto prima questi interventi. È chiaro che l'amministrazione comunale non darà mai le carte e le risposte nei tempi utili, si andrà sicuramente per le calende greche per avere le risposte rispetto alle tante interrogazioni e ai tanti punti interrogativi che abbiamo posto all'amministrazione comunale. Però quantomeno, ecco, si prenda coscienza a livello di opinione pubblica, a livello di popolazione, che questi ritardi, ecco, vanno a desaltare, vanno a sottolineare questo mancato raccordo tra gli uffici comunali, la direzione dei lavori e la parte prettamente politica.